Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura. Torniamo ad occuparci della questione acquifero del Gran Sasso. Nuove contaminazioni delle acque in scarico dai laboratori del Gran Sasso riaccendono la polemica sollevata dalle associazioni ambientaliste sulla pericolosità di alcuni esperimenti condotti dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sotto il Gran Sasso. La fuoriuscita di trimetilbenzene ed esano rilevata da Arta a febbraio per la mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso impone una urgente messa in sicurezza dei laboratori. Allora sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. La presenza di 1,2,4 trimetilbenzene ed esano, usati negli esperimenti Borexino ed LVD, nelle acque in uscita dai laboratori del Gran Sasso, torna a far suonare il campanello d'allarme nelle associazioni ambientaliste e in particolare nella mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso. Le analisi sono state effettuate dall'ARTA nello scorso febbraio sui 100 litri al secondo mandati a scarico dai laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e quindi non utilizzati per scopi idropotabili, ma sversati nei corsi d'acqua del Parco Nazionale del Gran Sasso. L'agenzia regionale ha rilevato la presenza di esano in due campioni raccolti l'11 febbraio 2019 nei pressi del laboratorio e più a valle presso l'imbocco nord galleria autostradale. L'1,2,4 trimetilbenzene è stato trovato invece 4 giorni dopo, sempre in un campione raccolto nella zona dell'istituto. Nonostante le norme che vietano lo stoccaggio di sostanze pericolose vicino ad acque utilizzate per scopi potabili e che obbligano l'immediato allontanamento di quelle esistenti, secondo la mobilitazione dell'acqua del Gran Sasso non arrivano segnali da parte dell'istituto sollecitato a consegnare a Regione Abruzzo i progetti per l'allontanamento delle sostanze tossiche. Quello accaduto a febbraio, sottolineano gli ambientalisti, è uno degli episodi di contaminazione limitati, ma devono essere tenuti sotto controllo per evitare invece episodi più gravi, come quelli del 2002, quando fuoriuscirono decine di litri di trimetilbenzene, mettendo a rischio la salubrità di un acquifero che serve una popolazione di circa 700.000 persone. Andiamo avanti. A 100 giorni dall'inizio del suo mandato, il segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina ha tracciato un bilancio del lavoro finora svolto, presentando le prossime iniziative del partito. In Abruzzo ci saranno interventi degli esponenti del governo e della maggioranza parlamentare. Anche nella nostra regione, però, il Partito Democratico sta aprendo una riflessione dopo la pesante sconfitta nelle elezioni regionali appena celebrate in Umbria. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Segretario, primi 100 giorni in Abruzzo, un bilancio ma anche e soprattutto i programmi per il futuro del Partito Democratico nella nostra regione. Ma tante attività, quindi un partito che da fermo è tornato ad essere attivo, un partito un po' marginale che in ogni occasione ha sempre esponenti nazionali, adesso esponenti del governo. Un partito che aveva la tendenza ad essere diviso, che invece è tornato ad essere collaborativo, pur nel rispetto delle differenze, ma lavoriamo insieme. Abbiamo costituito e messo in piedi coordinamenti di amministratori, donne, giovani e segretari di circolo. Un partito un po' incolore nella battaglia politica, invece più netto, lotta alla mafia, ricostruzione, lavoro, tornare ad essere più chiaramente il partito dello sviluppo, della crescita, al fianco degli ultimi. Tutte le iniziative che oggi abbiamo raccontato sono state fatte nei luoghi simbolo della nostra gente, nelle periferie, nei comuni piccoli della ricostruzione, cioè lì dove noi dobbiamo tornare ad essere percepiti come lo strumento di riscatto e emancipazione. La vicenda Umbra, la caduta della giunta uscente, tutte le questioni che riguardano, anche le inchieste che riguardano le questioni di sanità, naturalmente hanno pesato, così come anche l'evoluzione storica, la sconfitta in molti comuni negli ultimi anni. Senza dubbio c'è una messa alla prova di un'alleanza di governo che ha solo adesso iniziato, ma che deve mostrarsi più capace, più efficace di rispondere alle esigenze delle persone. Per noi c'è un monito: se vince la Lega, che ogni giorno ancora con i suoi governatori più importanti, Lombardia, Veneto, Friuli, insiste sul progetto di autonomia che è stato proposto con i referendum che lì sono stati promossi e approvati, beh, l'Abruzzo e il Sud moriranno.
Quindi se la Lega va al governo, vuole andare al governo con quel programma di secessione dei ricchi, come è stata definita efficacemente da Viesti, noi non avremo futuro. Questo territorio non ha futuro, lo dico a quelli che indossano Alberto da Giussano, noi indossiamo invece il guerriero di Capestrano tricolore, per ricordare anche i rappresentanti leghisti abruzzesi che sono abruzzesi. La Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato a 30 anni di reclusione Francesco Marfisi, che nel 2017 ha ucciso la moglie e un'amica di lei. La Corte così ha confermato la decisione dei giudici di primo e secondo grado, escludendo l'ergastolo. Sentiamo le motivazioni della sentenza nel servizio. È stato condannato a 30 anni Francesco Marfisi, che il 13 aprile del 2017 uccise a coltellate la moglie e un'amica di lei. Il duplice omicidio avvenne a Ortona. Il 60enne prima uccise la consorte nell'androne del palazzo dove era ospite, poi si recò a casa dell'amica e nemmeno a lei lasciò scampo. Il brutale gesto fu violenza di genere. I coniugi infatti stavano divorziando e l'uomo non voleva accettare la fine del matrimonio, da cui ebbe tre figli. Letizia Primiterra, 47 anni, fu pugnalata 23 volte perché osò essere libera di autodeterminarsi e di porre la parola fine sulla relazione che già in passato la costrinse a chiedere l'aiuto di un centro antiviolenza. Laura Pezzella, 33 anni, fu uccisa con 58 coltellate davanti ai suoi figli, ritenuta una delle cause della separazione, forse per essersi schierata al fianco della sua cara amica. Ora arriva la condanna a 30 anni di reclusione da parte della Corte d'Appello dell'Aquila, che ha così confermato il giudizio in primo e secondo grado con rito abbreviato. Escluso l'ergastolo, dalle motivazioni della sentenza si apprende che gli omicidi non furono premeditati, ma scaturiti dall'ennesimo rifiuto a interrompere la separazione. La furiosa ripetizione delle coltellate fu quindi per i giudici frutto della rabbia e non furono inferte con l'intenzione di provocare ulteriori sofferenze. No all'attenuante della provocazione, riconosciuta invece l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di minori. Marfisi è stato anche condannato per il reato di minaccia. Dopo aver ucciso la moglie, l'uomo si è rivolto all'amica di cui lei era ospite, gridandole: adesso ce n'è anche per te. Noi adesso andiamo avanti ancora con la cronaca. 1000 articoli contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pescara nel corso di un'operazione volta al contrasto del commercio illegale. La merce che vedete nella fotografia, completi sportivi di varie squadre di calcio e magliette sportive, erano in possesso di un venditore ambulante di Scafa. I finanzieri hanno denunciato l'uomo per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, che prevedono nel complesso la reclusione fino a 8 anni e multe fino a 20.000 euro. La merce, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 20.000 euro. E adesso andiamo al Consiglio Comunale di Pescara, che questa mattina all'ordine del giorno aveva la situazione di alcuni degli sgomberati di Via Lago di Borgiano che vivono ancora negli alberghi e la discussione del documento unico di programmazione che vede le opposizioni contrarie alle scelte urbanistiche della Giunta Masci. Sentiamo. Sul DUP, documento unico di programmazione presentato e illustrato oggi nel Consiglio Comunale dal Sindaco di Pescara Carlo Masci, le opposizioni di centro-sinistra, come dichiarato nei giorni scorsi, e oggi dal 5 Stelle, annunciano la presentazione di numerosi emendamenti. Non una centinaia da parte nostra, ma alcuni emendamenti importanti e di merito che rappresentano le priorità del Movimento 5 Stelle per la città, cosa che invece non abbiamo potuto leggere nel documento presentato dal Sindaco Masci, in cui invece sono riportati tutta una serie di interventi decisamente secondari rispetto alle esigenze della città e secondari anche rispetto a tutta la campagna elettorale e la linea di mandato che ha presentato in Consiglio Comunale. Si parla di cartelloni pubblicitari, di rapporti con l'INAIL, di piano di rischio aeroportuale, ma nessuna parola è data ad esempio rispetto alla Nuova Pescara, rispetto alla sicurezza, quindi tutti i famosi droni, le telecamere e quant'altro non è assolutamente citato all'interno del documento unico di programmazione, e le questioni riguardanti il parco in più, le piazze in più, anche queste completamente assenti. Non c'è una parola sul Parco Nord, non c'è una parola sulla Pineta, non c'è una parola rispetto alla volontà, ad esempio, di creare un vero e proprio parco del mare rispetto alla zona del piano particolareggiato 2, ovvero l'ex Cofa. Lì invece si segue semplicemente una richiesta che arriva dall'università di uno spostamento, diciamo, complessivo della sede universitaria. Per quanto ci riguarda, l'università è la benvenuta anche rispetto alla possibilità di creare
nuovi spazi per i propri studenti, ma questo non deve riguardare lo spostamento complessivo delle volumetrie. In aula si è anche parlato della situazione di alcuni sgomberati di Via Lago di Borgiano che sono ancora sistemati in albergo. Purtroppo, dico io, perché ad oltre 2 anni ancora 26 famiglie attendono una collocazione. Una collocazione che stiamo cercando di dare adesso sulla base del patrimonio disponibile abitativo da parte dell'ATER e anche da parte del Comune. E non sappiamo, perché si parla del ferro di cavallo, e noi abbiamo un patrimonio immobiliare che consta di circa 4.500 alloggi per quanto riguarda l'ATER e circa 800 per quanto riguarda il Comune. Noi cerchiamo di tenere tutti gli alloggi occupati, quelli che stiamo recuperando saranno messi assolutamente a disposizione per quei residenti laddove i criteri e i requisiti sussistono, e per poterli ricollocare, perché non trovo assolutamente dignitoso che a distanza di così tanto tempo delle famiglie continuino a vivere in un albergo, tra l'altro fuori zona, perché parliamo dell'Hotel Amico a Città Sant'Angelo, sulla riviera l'Hotel Holiday, o comunque con un contributo a carico del Comune per quelle abitazioni che i privati comunque hanno dato in locazione. Adesso ci spostiamo a Teramo in occasione delle festività di inizio novembre. Il Comune e la Team stanno predisponendo tutta una serie di servizi a favore dei cittadini che si recheranno a far visita ai propri defunti. Grazie alla Protezione Civile si potranno visitare le zone inagibili dei 16 cimiteri comunali, mentre a Cartecchio saranno ripristinati i 2 mezzi elettrici per chi ha problemi di spostamenti, problemi motori. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. In occasione della festa di Ognissanti e della giornata dedicata ai defunti è partito il restyling di Cartecchio, il cimitero urbano di Teramo. Ma non solo di questo. La Teramo Ambiente fa sapere di essere impegnata, come ogni anno, ad interventi di pulizia delle aree cimiteriali sull'intero territorio comunale, che interessano 16 cimiteri frazionali e che riguardano anche soluzioni per poter accedere alle zone tuttora interdette per problemi di sicurezza causati dal terremoto. I lavori in corso nei cimiteri per le ricorrenze di novembre dovrebbero concludersi proprio in queste ore. Ma come si potrà accedere a quei padiglioni ancora inagibili? Il Comune sta pianificando visite accompagnate in collaborazione con gli operatori della Protezione Civile. Orari e criteri saranno presto resi noti dalla Team. Rispetto allo scorso anno sembrerebbe però che le aree accessibili, specialmente nei cimiteri più piccoli, saranno maggiori. Al contrario, resterà invariata la situazione di Cartecchio, dove si cercherà invece di migliorare i servizi per i visitatori con difficoltà motorie, grazie al ripristino dei 2 mezzi elettrici per gli spostamenti interni al cimitero, inutilizzati da tempo. Intanto le visite ai cari estinti sono già iniziate, complici le giornate calde e soleggiate, e non tutto sembra ancora funzionare a dovere. Arrivano infatti le prime proteste per la mancanza d'acqua dal cimitero frazionale di Poggiocono, dove i cittadini hanno trovato i rubinetti a secco. Così, per lavare le tombe e cambiare i fiori, hanno dovuto portarsi l'acqua da casa. Un grave disagio segnalato alla Ruzzoreti. Presentata a Pescara la 5ª edizione dell'Executive Master in Digital Marketing, promosso dalla Camera di Commercio di Pescara Chieti in collaborazione con l'Università D'Annunzio. Vediamo. Vogliamo illustrare questo progetto che è fatto in partnership con l'Università D'Annunzio e la Camera di Commercio di Pescara. Sì, l'Executive Master in Digital Marketing, giunto alla sua 5ª edizione. Già la 5ª edizione lascia, diciamo, ben sperare. Infatti, perché siamo raggiunti alla 5ª edizione? Perché faccio l'esempio dell'ultima edizione che si è conclusa a maggio. Proprio pochi giorni fa abbiamo raggiunto il 100% degli occupati. Credo che questo risultato faccia ben capire perché questo percorso formativo ormai è considerato d'eccellenza non soltanto in Abruzzo ma in tutta Italia. 240 ore di formazione che partono quest'anno da dicembre e si concludono a giugno e che vede nel suo staff i migliori docenti italiani e non solo. Faccio l'esempio Roberto Sazzo, fondatore di Just Eat e oggi di diverse start-up di fama internazionale. La Camera di Commercio mette a disposizione 10 borse di studio
Quindi invito tutti gli studenti a partecipare al bando, che ha copertura quindi totale del corso, e gli imprenditori a dare uno sguardo a questo master, perché ormai questa è una ineludibilità alla quale tutte le imprese devono rispondere. Bisogna prendere atto che il mondo sta cambiando. Oggi il digitale è entrato a far parte della nostra vita molto più di prima e molto meno di quello che sarà domani. Per cui finanziare un master sul digitale è un investimento sul futuro dei giovani del territorio. E devo ringraziare il professor Damario, che ha organizzato con ottimi docenti, con qualità eccellente, e abbiamo l'esperienza anche degli ultimi master fatti, che i ragazzi che l'hanno frequentato hanno avuto disponibilità di posti di lavoro con una certa facilità. La Camera di Commercio crede molto in questo tipo di progetto? Ma certo, la Camera di Commercio, io in modo particolare, credo nello sviluppo del territorio. Tutto ciò che si riesce a fare per migliorare la qualità dei nostri prodotti, delle nostre persone, delle nostre aziende, che sia benvenuta. Ed ora siamo arrivati alla pagina dello sport, molto ampia come ogni lunedì. Partiamo dalla Serie B e dal Pescara. Neanche il tempo di archiviare la superba prova contro il Benevento, che per il Delfino è già tempo di tornare in campo. Domani sera il Pescara giocherà sul campo della matricola Juve Stabia. Mancherà il portiere Fiorillo, fuori causa per un mese e mezzo per la frattura della mano sinistra riportata sabato scorso. Direzione di gara affidata a Volpi di Arezzo. Facciamo il punto nel servizio di Andrea Costantini. Il 4-0 rifilato al Benevento è stato un vero e proprio toccasana. Il Pescara ha giocato la migliore partita della stagione contro la capolista in un momento molto delicato, e la classifica, peraltro molto corta, è tornata anche a sorridere, coi biancazzurri ora all'ottavo posto e neanche tanto lontani dal primo, meno 5. Una altalena vera e propria, visto che fino a due giorni fa la posizione del tecnico Luciano Zauri non era saldissima e la sconfitta con lo Spezia aveva lasciato interdetto tutto l'ambiente. Ecco perché lo stesso Zauri, dopo aver incassato i complimenti per la bella prova, si è subito proiettato su questa settimana con altri due impegni ravvicinati e con un obiettivo su tutti: la continuità. A partire dal match di domani sera, ore 21, al Menti di Castellammare contro la neopromossa Juve Stabia. La squadra ha sostenuto stamani al Poggio la seduta di rifinitura a porte chiuse, nel pomeriggio il trasferimento in campagna. Continuità di rendimento e risultati che potrebbero tradursi anche in continuità di formazione e assetto. Zauri ha trovato grandi risposte nel 4-3-2-1 di sabato scorso, che ha liberato l'estro di un Macin, uomo in più del Delfino. Un cambio si è rafforzato. Lo scontro di gioco con Coda è costato al capitano Vincenzo Fiorillo una frattura alla mano sinistra con seguente stop di circa 6 settimane. Tornerà a dicembre. Tra i pali toccherà al giovane Castrati. Zauri si porterà dietro altri due dubbi: rilanciare o no Del Grosso facendo riposare Masciangelo, e poi confermare o meno il baby Borrelli al centro dell'attacco, lì dove reclama una maglia Maniero, tornato al gol dopo un anno con il Benevento, con tanto di lacrime che sapevano di liberazione. La Juve Stabia è reduce dallo stop di La Spezia per 2-0, che ha interrotto il buon momento dettato dal blitz di Trapani e dal 4-2 rifilato al Pordenone. Il KO del Picco non è piaciuto all'allenatore Fabio Caserta, che rilancia in vista di domani sera. Abbiamo avuto, ripeto, un atteggiamento rinunciatario che non mi piace. Voglio anche perdere le partite, però me le voglio giocare a viso aperto, quindi bisogna ripartire, non fare drammi, perché non eravamo fenomeni dopo due partite, non siamo una squadra di blocchi, noi dobbiamo pensare a lavorare in base al campionato che dobbiamo fare. Sappiamo che in alcune partite possiamo trovare delle difficoltà, adesso c'è la partita martedì e ripartire e cercare di fare una grande partita martedì. Mancherà Germoni squalificato, al suo posto Ricci. Tra i possibili avvicendamenti spingono Tonucci e l'ex del Sole per una maglia da titolare, il primo al centro della difesa, il secondo da esterno d'attacco al posto di uno tra Canotto ed Elia. Dirigerà l'incontro Manuel Volpi di Arezzo, con cui il Pescara ha due pareggi esterni lo scorso campionato, 2-2 a Padova e 1-1 a Foggia. Per le Vespe, 3 precedenti in C, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta.
Adesso scendiamo in Serie C, partita scoppiettante tra Teramo e Casertana. Gli uomini di Tedino vincono 4-3 e inanellano il terzo successo consecutivo in pochi giorni. Diavolo ora a 18 punti in classifica. Il servizio di Ania Cantagalli. Contro la Casertana arriva il terzo successo consecutivo per il Teramo. I biancorossi battono 4-3 la formazione di Ginestra al termine di una gara densa di emozioni, mai davvero chiusa tra bravura degli attacchi e qualche errore nelle fasi difensive. La Casertana inizia sbattendo contro il muro che alza Cristini sulla Ribi, ma i primi 20 minuti di gara mostreranno soprattutto la buona qualità di manovra del Teramo, che prima del quarto d'ora strapperà anche gli applausi del Bonolis. Mungo è il protagonista di giornata, iniziando con un pallone stoppato e lasciato in aria per Ilari che spara alto. Il gol arriva grazie ad una apertura illuminante di Bombaggi, proprio per l'ex Cosenza, che in aria perde il tempo, ma è bravo poi ad infilare Crispino per il vantaggio biancorosso. Zito fa le prove di quello che sarà poi il primo gol della Casertana al 20°, ma i falchetti si rendono pericolosi soprattutto con il dialogo tra Laribi e Paparusso, che però per due volte non trova la porta. Il Teramo raddoppia al 27°, la Casertana pasticcia, Mungo ne approfitta e lascia a Costa Ferreira, che con un rasoterra firma la prima rete stagionale della nuova vita in biancorosso. Al 35° Paparusso si mette in proprio e lascia per Cavallini, che trova però pronto Tomei sul primo palo. Starita, il migliore dei suoi, prova a piazzare poco dopo sul palo più lontano, non trovando di poco la mira giusta. Magnaghi ha invece una doppia occasione prima di rientrare negli spogliatoi, prima raccogliendo un cross di Cancellotti e poi provando la conclusione personale quando magari sarebbe stato meglio servire Ilari. I calci di punizione si confermano però punto debole del Teramo, quando Zito, al 45°, firma il 2-1 e riapre la contesa. Nella ripresa Ginestra passa la difesa a 4, ma il nonno Ilari si beve il centrocampo ospite, lascia Mungo che a sua volta chiama Tentardini al cross in mezzo. Bombaggi, neanche a dirlo, è più bravo degli altri in area, sigla il tris e la quinta rete personale con la maglia del Teramo. Passano 3 minuti e la Casertana accorcia di nuovo. Qualcosa non funziona sulla difesa zona del Diavolo, Paparusso sfugge e firma il 3-2. Al quarto d'ora il Teramo ha da calcio di punizione di Bombaggi un'altra clamorosa occasione, ma dopo un batte e ribatti la palla finisce incredibilmente sul fondo. Dopo la mezz'ora arriva la ciliegina sulla torta di giornata per Mungo, che va via palla al piede, chiama Crispino ad uscire e lo beffa con un lob che finisce in porta, complice anche la scivolata del portiere. Potrebbe essere, ma non è, il colpo del KO, perché Sarita 2 minuti più tardi riapre di nuovo la gara con un bel diagonale. La Casertana ci prova nel finale, mentre il Bonolis offre la standing ovation a Mungo. Il Teramo gestisce bene la pressione dei minuti che mancano e mette in cascina 3 punti che valgono la zona playoff. Domenica prossima contro il Bisceglie, ancora il Bonolis, l'occasione per centrare il poker di successi. Adesso andiamo in Serie D, 8° successo consecutivo del Notaresco, che nel primo dei 3 derby di giornata passa all'Aragona di Vasto grazie ad una rete di Sansovini in apertura di ripresa, continuando così la marcia a braccetto con la Recanatese in vetta alla classifica. Jacopo Forcella. Il Notaresco sale sull'otto volante e tiene la testa della classifica, stavolta a cadere per mano della co-capolista e la Vastese, battuta da una rete di Marco Sansovini ed inizio ripresa. La banda Magnoni, il Notaresco 2.0, è persino più cinico e vincente di quello di Mirko Cudini della passata stagione. Padroni di casa senza Palumbo ma con Esposito e Stivaletta ai lati di Dos Santos, mentre il tecnico rosso-blu conferma Romano e Sansovini e a Blando consegna il compito di ispirarli tra le linee. La Vastese approccia meglio la partita, col Notaresco che perde per infortunio dopo nemmeno 5 minuti Davide Salvatori, al suo posto entra Gallo. Ma è la squadra di Amelia a rendersi pericolosa al 7°. Dos Santos libera il destro affilato di Vittorio Esposito, su cui Ginestra è superbo. L'azione prosegue e Stivaletta manca di poco lo specchio della porta. Aragonesi che il gol lo troverebbero anche al 13°, ma con Pollace in posizione di offside al momento della battuta del piazzato ancora di Esposito. Nell'intervallo Amelia inserisce Cavuoti per Ravanelli, Vagnoni butta nella mischia Cancelli per Fagioli, ma nemmeno 2 minuti e Sansovini da fuori classe gira alle spalle di Di Rienzo un destro capolavoro su servizio di Frulla per il vantaggio rosso-blu.
La mazzata scuote l'Avastese, che dopo due minuti reclama per la posizione di Stivaletta, irregolare per il primo assistente, chiamata che fa infuriare la parte biancorossa dell'Aragona. Veemente la reazione dei padroni di casa, che prima hanno un brivido sulla conclusione mancina di Romano che coglie all'esterno della rete, ma poi sfiorano il pari con Francesco Esposito, fermato però in fuorigioco ancora una volta dopo aver fallito un'occasione che pareva semplice. Il notaresco cerca di allentare la tensione, Frulla non inquadra la porta prima dell'ingresso di Alonzi per Stivaletta, Bagnoni richiama Romano per Gaetani, ma è Cancelli a sfiorare la rete del raddoppio al 76esimo dopo una corta respinta della difesa di casa. Il resto è un'attesa per il triplice fischio che condanna gli aragonesi ad un altro stop interno. Festa invece dall'altra parte per il notaresco, in serie aperta positiva di vittorie da 8 settimane. L'aracanatese non molla, è vero, ma i rossoblù sono la vera grande realtà del girone F. Il gol di Suriano su calcio di rigore permette al Giulianova di vincere lo scontro del Fadini contro il Chieti, permettendo ai giallorossi di vincere una partita delicata nella bassa classifica. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Vittoria di rigore nel derby del Rubens Fadini, dove i padroni di casa basta un gol di Suriano dagli 11 metri in avvio di ripresa per superare il Chieti e riscattare la pesante battuta d'arresto di Fiuggi. Per i neroverdi un KO figlio delle tante assenze di un secondo tempo timido dopo una buona prima parte di gara. Padrone di casa con il 3-5-2, Teatini rimaneggiati per le assenze di Veneri, Ricci e Traini, che rispondono con il 4-4-2. Al Fadini ci sono 700 spettatori, dove dirige Andrea Ancora di Roma 1. Derby del cuore per il tecnico giuliese Federico Del Grosso per diverse stagioni in maglia neroverde. Gara che nei primi 20 minuti non regala alcuna emozione. Al 22esimo angolo di Antonelli per il Giulianova è uscita con i pugni di Camerlengo, che allontana la sfera. La gara resta bloccata con le due squadre che praticamente si annullano e con le emozioni che così latitano. Al 36esimo opportunità per gli ospiti con il portiere Di Piero, che con i pugni anticipa gli avanti neroverdi. Al 37esimo ghiotta opportunità per il Chieti con un tiro di Mazzolli dai 25 metri con il pallone che scheggia la parte superiore della traversa e finisce sul fondo. Al 43esimo Bagigalupa l'occasione per regalare agli ospiti il gol, ma sulla sua incornata sotto misura il portiere giuliese Di Piero è miracoloso e salva. Sul finire di tempo si infortuna nel Chieti anche Vittiglio, costretto a restare negli spogliatoi e sostituito ad inizio di ripresa dal figlio d'arte Gautieri. Per la squadra di Grandoni si allunga così la lista degli indisponibili. Il Giulianova in apertura di ripresa cerca di approfittarne, sposta in avanti il baricentro del gioco. All'ottavo ci prova Suriano, ma la sua conclusione è bella stilisticamente ma non precisa. Il gol è rimandato di pochi minuti. Al decimo infatti i padroni di casa trovano il vantaggio sempre con lo stesso Suriano, che trasforma un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un contatto in area teatina fra Barlafante, lanciato a rete del portiere del Chieti Camerlengo, che appare nella circostanza piuttosto ingenuo con l'attaccante giallorosso che si era allungato il pallone. Si infiamma il derby dopo il vantaggio dei padroni di casa, con la squadra ospite che accusa il colpo e stenta a reagire. Al 21esimo Mazzolli prende però la mira dei 25 metri ma mette il pallone fuori misura. I padroni di casa al 25esimo ci riprovano, questa volta su punizione di Fioretti, che mette il pallone di pochissimo sopra la traversa. Al 32esimo viene ammonito per proteste l'allenatore del Giulianova Federico Del Grosso. Le due squadre intanto si allungano, ma gli ospiti non riescono mai veramente a rendersi pericolosi. Al 40esimo ci prova il neoentrato Di Marco, ma para a terra Di Piero. Al 44esimo viene poi allontanato dalla panchina per proteste il tecnico della formazione di casa Del Grosso, con gli animi che si scaldano in campo negli ultimi minuti. Poi 6 minuti di recupero in cui il Giulianova non corre rischi, portando così a casa una vittoria pesantissima. Per il Chieti arriva un'altra sconfitta, ma nelle prossime giornate, con il rientro di diversi titolari, le cose potrebbero cambiare. Nel terzo derby di giornata il Pineto in 10 uomini regola di misura l'Avezzano grazie ad una rete di testa di Alfonso Pepe e Biancazzurri, che sotto la gestione Rachini mettono insieme la quarta vittoria consecutiva, considerando anche il successo in Coppa Italia. Il servizio è di Roberta Di Sante.
Val Pineto, il derby del Mariani Pavone contro l'Avezzano, la formazione di Racchini batte di misura i biancoverdi del neotecnico liguori grazie ad un gol del capitano Alfonso Pepe, nonostante l'inferiorità numerica dal settimo della ripresa per l'espulsione di D'Angelo. L'Avezzano regge un tempo ma non riesce mai ad essere veramente pericoloso. Entrambi i tecnici confermano in toto le formazioni schierate domenica scorsa, solito 4-3-3 per Racchini con a quadro che vince il ballottaggio con l'ex Bianciardi a centrocampo, 4-2-3-1 per Liguori con Gaeta terminale offensivo supportato da De Costanzo, Traditi e Diop. Gara equilibrata in avvio, primo squillo al quarto d'ora, a quadro mette in mezzo sponda di Speranza e Sissé che non aggancia sul secondo palo. Episodio d'Amo Viola al 22esimo, Pippi raccoglie il traversone, anticipa Fanti e Magri in chiusura e lascia partire il pallonetto che Brunetti salva sulla linea tra le proteste dei locali che vorrebbero il gol, ma il direttore di gara Valerio Vogliacco della sezione di Bari lascia proseguire. Col passare dei minuti il Pineto cresce e spinge in avanti mentre l'Avezzano si difende e cerca di ripartire senza però riuscire a pungere, anzi alla mezz'ora è ancora il Pineto a sfiorare il vantaggio con un'azione personale di un mobile Sarrizzu che si accentra e fa partire il sinistro provvidenziale, la deviazione di Magri in calcio d'angolo con la sfera che termina fuori di un soffio. In avvio di ripresa brutta tegola per il Pineto che resta in 10 per un'ingenuità di D'Angelo che nel tentativo di correggere in porta la traiettoria della conclusione di Sarrizzu prende la sfera con la mano rimediando il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione, costringendo così il Pineto in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Ma nonostante l'uomo in meno è ancora la formazione di Racchini a produrre gioco con un Avezzano in difficoltà che non riesce a farsi mai vedere dalle parti di un inoperoso Sciba e al quarto d'ora la formazione di casa sblocca il risultato con l'incornata vincente di Capitan Pepe sull'angolo di Amadio che vale l'1-0. La reazione dell'Avezzano tarda ad arrivare ed è inconsistente. Al 32esimo il tiro cross del neoentrato Quadrana che termina sull'esterno della rete è la fotografia di una domenica sbiadita per i colori biancoverdi. Al 39esimo vara i correttivi Liguori, fuori un difensore di Giacomo, dentro una punta Franchi, ma l'inerzia della partita non cambia con l'Avezzano che non riesce a produrre occasioni. Al 40esimo c'è tensione sulle panchine, a farne le spese è il vice di Racchini di Giannatale che viene allontanato dal direttore di gara. Ultimo sussulto in pieno recupero per Alessandro che, lanciato da Amadio, si fa ipnotizzare da Alonzi che aveva preso in corsa il posto dell'ex Fanti tra i pali della porta avezzanese. Dopo 6 minuti di recupero gioisce il Pineto per la terza vittoria consecutiva ottenuta in campionato dopo l'avvento di Racchini, con i biancazzurri che domenica prossima ospiteranno l'Avastese per il secondo derby casalingo consecutivo. Si lecca le ferite invece l'Avezzano che subisce la seconda battuta d'arresto nelle ultime 3 gare ed è chiamato a fare decisamente di più se vuole tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica e domenica al De Marsi arriva il Matelica. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che questa sera alle 21 c'è l'appuntamento con Replay per parlare chiaramente del Pescara e della bella vittoria contro il Benevento ma anche della prossima gara a Castellammare di Stabia. Ora è davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.